Primo febbraio, oggi parliamo di un beato, il beato Andrea Conti, molto invocato dagli esorcisti. Lui anche si dedicò a questo delicato ministero dell'esorcistato. Quando si sente prete esorcista, subito i credenti rizzano le orecchie, tutti ricercano gli esorcisti e per essere esorcisti naturalmente ci vuole una grazia particolare, ci vuole un dono particolare da parte di Dio, non qualità speciali, perché Dio non chiede nulla che non abbia già dato, quindi non è che gli esorcisti sono superuomini o sono immuni da debolezze caratteriali o anche morali, ma sicuramente ecco, combattere in prima fila, faccia a faccia, corpo a corpo con il demonio, in avanguardia, non è la stessa cosa che combattere nelle retroguardie. Ci vogliono dei doni, delle grazie, appunto, ma tutto dipende da Dio, non dalle nostre qualità, delle grazie particolari. E Andrea dei Conti di Segni nasce nel 1240 circa e appartiene a una famiglia nobilissima, sono i signori di Anagni e di Segni. Addirittura egli era parente con quattro pontefici, con quattro papi, Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV e Bonifacio VIII. Addirittura di Alessandro IV era il nipote. E di Bonifacio VIII era lo zio, perché era il fratello del padre. E lui però non vuole onori, non vuole ricchezze. Lascia Anagni, dove risiedeva, e si ritira in una grotta, in un eremitaggio, nei pressi di Piglio, sul monte Scalandra. Sempre nella zona dell'Aretino, nei pressi di Rieti. E naturalmente lì vive una vita di penitenza, di digiuni, di sonno, di veglie, quindi di sottrazione del sonno, di preghiera continua, e le persone gli portano gli ammalati, i pazienti, come dico io, gli indemoniati, e lui li libera, ne libera in gran numero, vive nell'umiltà. Quindi quando il nipote, Bonifacio VIII, conosciamo Bonifacio VIII perché lui ha ideato il giubileo del 1300 e lo conosciamo perché era antipatico a Dante, ma allora ecco la vita della Chiesa era molto intrecciata con la vita della Christianitas, per cui potere temporale e potere spirituale erano intrecciati e allora ecco, non comprenderemmo quei tempi se li vediamo con le lenti della nostra società laica. Allora non c'era una distinzione netta e precisa tra potere spirituale, realtà spirituale della società e potere temporale, realtà temporale della società. Per cui ecco, non sappiamo bene, anche gli storici sono divisi sulla figura di Bonifacio VIII. In ogni modo, Bonifacio VIII offre allo zio la porpora cardinalizia, ma lui rifiuta. Ecco, morirà il primo febbraio dell'anno 1302, all'età di 62 anni circa. Beato Andrea Conti, oppure Andrea De Comitibus di Segni, prega per gli esorcisti, prega per coloro che hanno problemi di possessione, di infestazione e di ossessione diabolica.